Esattamente nel momento di prima su Project. Ma io non parlerò, io sarò muto come un pesciolino muto. Allora, il nostro Johnny Sasaki si è curato, mi sembra. Protezione. Sta. Non è feritissimo. Allora, sono 10:30 di mattina, sta piovendo che Dio la manda. Non è vero in realtà cos'è. Pioggerellina, dice il gioco. Ok. Una bellissima lancia di pietra. Cos'è? Io poi non riesco a fare le cose, bisogna che tu mi aiuti. No. Io devo assolutamente arrivare nella libreria di questa cittadina per potermi comprare il libro per la pesca. Comprarsi. Cioè, diciamo che non è che proprio lo compro, però. Mi sono craftato una bellissima lancia con la punta di pietra, che dovrebbe togliere molto di più questa. Speriamo. Io. Reload. Ma puoi correre? Tieni schiacciato X.
No, R1, devi tenere schiacciato R1. Ah, ecco. Non le telecamere? Ci ho pensato io. Mostrano vecchie riprese. Come credi che abbia nascosto all'Abstergo tutte le tue esplorazioni intorno? Sei in gamba. Così mi dicono. Ma ora ci sono addosso. Bisogna svegliarsi. Oh! Potrebbe essere utile. Allora, il buon libro, ci siamo. Questo, infatti, ricordavo. Quello è Magnus. Aspetta, sta vicino. Ma quanti ce ne sono? Calma. Si dice Hieronymus o Hieronymus? Tu che cosa dici, Lucy? Lucy, che se ne faranno di questo? Desmond, chiudi il becco. Per favore. Allora, la casa dei libri. Deve essere su un altro sistema, non al codice. Aspetta. Ok. Dobbiamo spulciare questa zona. Sì. Ma va del fabbro. Come hai fatto? Non lo so. Andiamo. Che cos'era quello di Magnus? Il soggetto 16, Ezio, Audi qualcosa. Credo che ci siamo sbagliati. Ecco, perché dobbiamo uscire da qui. Vedi che i templari sono solo qua. Che vuoi dire? Ti lo spiego una volta arrivati. Arrivati dove? Ah, ma noi ci serve. Stai picozzando, Sofia, come si dice in gergo. O vieni picozzata. Allora, leggiamo quest'altro libro che sicuramente ci serve. Ci siamo quasi. Grazie davvero, fantastico. E se ti piace un bagagliaio è sballottato in giro. Di qua. Allora, adesso mi vuoi dire che succede? C'è un motivo per la tua fuga, Desmond. Ti pareva? Ci serve il tuo aiuto. Per cosa? Un'altra caccia al tesoro nel passato? Avanti, Desmond, andiamo. L'Abstergo vuole sostituire la sua mela del Nebbio. La mappa che hai trovato non la trova. Gli altri assassini faranno il possibile, dovunque sia possibile. Cosa? Che c'è? Stiamo perdendo la guerra, Desmond. I templari sono troppo potenti. Ogni giorno subiamo perdite. Ancora non capisco che cosa c'entro io. Vogliamo addestrarti? Farti diventare un po' di noi. Cosa? No, no, no. Tu mi hai visto. Io non sono capace. E anche se lo fosse ci vorrebbero mesi. Anni. No, non con l'Agnus. Non con l'effetto osmosi. Ma io sono solo uno. A volte non serve altro. Ecco, dobbiamo continuare a muoverci. Il mio antenato. Come si chiamava? Ezio.
Se riesci a seguire le sue tracce, imparerai tutto da lui, proprio come ho fatto io. Anni di addestramento assorbiti in pochi giorni. Mi hai tirato fuori dall'abstergo e portato qui solo per farmi diventare un assassino. Desmond, di qua! Siamo già molto pesanti. Cassadeur. Conversazione, ma se non vi spiace sarà meglio mettersi sulle panne. In questi giorni il tempo è prezioso. Abbiamo già preparato tutto, Rossi. Quando vuoi possiamo procedere. Tieni, ti ho portato qualcosa. Un regalino di commiato dall'abstergo. Wow, il nucleo di memoria. Ma è fantastico. Con i loro dati cosa andranno molto più veloci. Mi butto sul codice di inserimento. AK-47 and grenades. Siamo assolutamente pesantissimi. Madonna. Mi prendo cura di te. Non c'è modo che funzioni a dovere. Vedi? Vuoi dire l'Animus? Preferisco chiamarlo Animus 2.0, visto che vedi è due volte più spettacolare di qualunque cosa ci sia all'abstergo. I templari avranno anche più soldi di noi, ma non hanno ambizione. Nessuna passione o competitività. Ecco perché, nonostante le loro risorse, qualunque cosa facciano io la faccio meglio. È più in fretta. Comunque, quando sei pronto sia di te. Iniziamo. Devo fare ancora qualche... Secondo me Chloe è una gran vacunasa. Non mi stormi? Ma lascia vedere di stupidate.
scusa, Desmond, ho della roba da sistemare. Magari parliamo dopo, eh? Ma che serve questa roba? Questa roba, Desmond, questa roba non è niente di speciale, davvero. Questa roba è solo la roba che impedisce a tutta la nostra operazione di andare in centrale. Lavorarci richiede una grande concentrazione, quindi mi scuserai se non ho il tempo di giocare. Sono il compito di mantenere in attività una biblioteca digitale. Tanto a me mentre sei nell'anima, quindi se ti imbatti in qualcosa di importante, persone, luoghi, eventi, eccetera, creerà delle voci nel database che potrai consultare per avere informazioni. Sì, non è solo un database, però fornisco anche il supporto tattico agli altri assassini. Sai, Desmond, quelli che stanno là fuori a operare davvero sul campo, rischiano la vita, robette del genere. Ciao, Desmond. Sman. Scusa, ora non posso. Cosa ci sarà da fare, Sofia? Collegarti sull'Animus? Così magari cominci a giocare? E questo come funziona? E ti pareva? Un bel respiro. Ah, è che sei un po' pazzo. Sean! Dai. Sean è parecchio stronzo. Fallo. Ok. Perché è il caricamento. Ah. No, è il caricamento, No! Cos'è che hai detto? Forse quello di Roma era più bello. Anche no, questo è bello perché c'è sia Firenze che Venezia che Forlì, mi sembra. No. Cos'è che c'è? Questo è il secondo, Sofia. C'è Monteriggio. No, c'è un'altra cittadina piccolina che è... Sì, Monteriggioni c'è perché c'è la base. La fine è a Roma. Preferito. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Silenzio, amici miei! Silenzio! C'è il nasone, è vero? Sapete cosa ci porta qui stasera? Leonore. Pieri De Pazzi infanga il nome della mia famiglia e scarica su di noi le sue disgrazie. Se noi andiamo con i tuoi deliri, crullo! Buonasera, Pieri. Si stava giusto parlando di te. Mi stupisce vederti qui. Pensavo che i pazzi assoldassero altri per fare il lavoro sporco. È la tua famiglia che chiama le guardie quando ci sono noi, è codato! Che c'è? Hai paura di trattare gli affari di persone? La tua sorella sembrava contenta del trattamento che gli ha riservato poco fa. Uccidetelo! La tua sorella. Codman Pom, adesso è il tuo nome. Ho anche fame.
fratellino aveva imparato a fare a fatto. E che ti fai? Respira. Hai la resistenza che è pronta. Vediamo quanti riesci a stenderne fino a che abbiano la meglio su di te. Lasciatemi stare! Indietro! Indietro! Aspetta! Che c'è? Abbiamo quasi vinto! Il labbro! Sono grande! Aspetta il dottore! Non è necessario! E tra l'altro non ho soldi per questo tuo dottore! Sperati tutti in donna e vinto, Sì, sperati non direi! Restami qualche fiume! Come anche tu hai fatto lo stesso! Fanno pure qualcosa di stesso! Mi ricordo che eri diventata brava a fare il borseggiamento. Io adoravo borseggiare. Come si dice? Borseggiare. No, ma quando si frega uno. Borseggiare. No. Va bene, dovrebbe bastare. No, bastare un cazzo, adesso io li svuoto tutti qua. A me piaceva. Come si dice quando uno viene. Derubato. No, quando tu gli dai soldi per fare una cosa che non dovrebbe fare. Ah, quando fai il contrabbando, tipo. No, quando tu dai dei soldi. Corrompere. A me piaceva corrompere i banditori per farmi togliere i cosi. Per fare la fama. I vesti, e poi dopo riprendermi. Derubavi di nuovo. Poi li borseggiavi. C'è la gente lì pestata in giro, sì. Poi borseggiarli, mi ricordo. Tu terresti dei vermi in frigorifero? Come faccio? Oddio, come faccio? A fare? A fare la corsa acrobatica. In questa parte. Ho capito. Devi tenere schiacciato R1 e X. Perché la X serve per fare i salti, la R1 serve per correre in una certa direzione. Puoi fare anche tutto di fila? Brava. Cazzo, si sta bruciando tutto. I teppistelli del quartierino siete. Non è nulla. Dovete aiutarlo. Tutto il visino e tutto ciò che ha. Forti. Ecco fatto. Allora fuori di qui. Grazie. Di qua. Che nota. Da te. Vorrei che fossero tutti così divertenti. Meglio tornare a casa, Ezio. Nostro padre si chiederà che fine abbiamo fatto. Già, devi evitarmi la romanzina. Ti va
Qui Sofia, preparati che gli fa 8 con quello perché non ci riuscirà. Faccio fatica a batterlo io. Mi arriva sul dottore più lungo. Al mio 3. 1, 2, 3. Mio fratellino ha ancora molto da imparare. Dai, prova a cercare 5 volte. No, vaffanculo. Poi te lo faccio vedere. Dai, calma. No, basta, sono incazzata. È già la terza volta che non li faccio. È già la terza volta che, che perdi. La prima volta tra l'altro ho perso di pochissimo. Ho ancora molto da imparare. Minchia. Non è che è andato alle 2, c'è stato alle 1.40. Basta, fallo tu perché io mi sto incazzando. Vai là però. No, io non so. Vinculate della Sofia! Sarà che devo andare. Lassù. Lassù, lassù, lassù. Figo, già perso. Già perso, sì. La prima volta avevo quasi vinto, tra l'altro. Ma questo è Ciampi, tanta roba. Allora subito a sinistra, ma perché a destra? Parte l'unione, no, è a destra. Guardi, andare sopra di lì. Sì, ha ancora molto da imparare. Hai subito da destra. Ma tu cazzo di perda, cioè, è parte davanti a te. Sì, ma io ho fatto prima, ma quasi più. Ah, quindi qui per tutto da recuperare. Ecco, la blanca. Ah, c'è andati là. Ma dico, corri. Ah, per un pelo, Tato! Quasi! Dai, per un pelo, ce li quasi fatta! Ma sì, adesso ce la facciamo. Perché dopo io mi eccito, lo sai che dopo mi agito? Ma tu non è che ti ecciti, ti agiti. Ma dopo mi eccito, ma come ti eccito? Ma che cazzo dici? Eccitare vuol dire anche... Mio fratellino ha ancora molto da imparare. Ma su, no, ma ciao, va. Avanti, tanta roba! Oh! Possono cambiare nome.
quello di ormai 12 anni fa, 13. Ma è stato il migliore della saga, perché c'è stato un bel balzo tecnologico, grafico, dal primo, anche se il primo sono grandi loro, è stata vinta la sfida di... Adesso basta, dobbiamo tornare a la sfida doveva essere fare un gioco dove ogni edificio è scalabile. Ezio, lascia dormire Cristina. Ha tutto il tempo per farlo. Ma la Cristina è una botticellina. Adesso Angelicus, volo dell'Angelus. Agosto, 21 gradi. Non sembra esserci nebbia. Diamo un'occhiata fuori. Ok. What are the weather conditions? Ok, ci serve un generatore da portare alla pompa di benzina per poter funzionare, per poter far funzionare la zona limitrofa. Altra cosa da fare, insomma. Per lo più sereno, ventilato. Ok, ok, ok. Let's find some americana. Ti hanno beccato subito. Via. Posso entrare? Va bene, ma solo per un minuto. Un minuto mi basta. Davvero? Non intendevo in quel senso. Ma lei sì. Interagisci, tira giù l'abito.
Ezio. Interagisci spesso. Interagisci in fila qualcosa. No, ormai è tutta l'alba. Cristina? Oh, oh. Veglia, arriva il tuo precettore. Ops. Forza, figlia mia. Ma che cosa sarai, sveglia? Porco demonio! Scusate, messere. Chiedo venia. Io t'ammazzo! Su via, non è necessario. Guardia, guardia! Portatemi la sua testa! Avatemi il passo! Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza. Scommetto 5 fiorini che ritaglio entrambe le orecchie finché è ancora vivo. Fatela qui! Dovete avermi scambiato per qualcun altro! Non ci stai di aiutarla? Una cosa... Cardo si può mangiare, Sofia? Lo sapevo. Hai già borseggiato? No. Ogni quante ore devo fare la pausa? In che senso? Di gioco, ogni quante ore devo fare la pausa. Consiglio di fare la pausa ogni 3 ore di gioco di un quarto d'ora. Ok. Chiamata anche pausa sigaretta. Oppure puoi fare ogni ora 5 minuti di pausa. Per gli occhi. Se vuoi essere particolarmente sicuro, fanne 7, 8, 10. E devi, poi c'è la regola dei 20, 20, 20. Che è per guardare per 20 secondi a 20 metri ogni 20 minuti.
vai indietro ti derubo con questo pezzo di merda. Porco demonio, i miei soldi! Non so cosa sia, tra tutto tesoro finalmente. Perché non posso prenderlo? Ah sì, ecco, l'hai presa. Come faccio a prendere la medicina? Prendendola. Non lo so. Così. Eri malata? Sarà scomodo loro. Guardate dettagli di mano. Buongiorno, padre. Vieni con me. Qualcosa non va? Credi che io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con gli eri da pazzi di questa notte. Eppure della visita che sta. Tua condotta inaccettabile. Mi ricorda me, quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni mi interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo Medici. Ho bisogno che li riconsegni. Mi vado subito, padre. Una volta fatto, torno a me. Brutta vacca, senza che stavo dire, non ho fatto niente, sono saltato su balcone, sono depredato. Thank you.
Ti piaceva da matti a te quel pack, quella cosa lì, vero? Tu giri per la città, c'è la gente che parla di quadri, ci sono i bandi, tipo. Io all'epoca era tutto a piedi. Mi sa che in quel gioco lì il cavallo c'è, ma solo per muoverti fuori dalla città. Dentro la città non puoi usare il cavallo. Invece in quell'altro a Roma sì. Esatto. Che anno è lì il gioco? 1460? 70? Dovevano ancora scoprire le Americhe. Il gonfaloniere, mitico. Gonfaloniere. Non mi piace. Sono qui con te, fratello. Boh, ci fermiamo qua. Intanto vediamo a che punto siamo arrivati. Allora, siamo al giorno 1 mese e 5 giorni. Ok.